Nuovamente in diretta per levare live Francesco Miceli, sicuramente immagini spettacolari quelle che arrivano dal centro storico cittadino. Spettacolari come ogni anno e piene di emozioni. Poco fa abbiamo visto il momento veramente dell'arrivo di alcune bare che si mettevano in cerchio per attendere di partire tutte È un insieme, rito. come ogni anno. È un grande rito, fatto di tanta attesa. Bene, vediamo altre immagini che arrivano appunto dal cuore della città di Caltanissetta. Questa tradizione è antica. È antichissima, basti pensare che già nell'antico Settecento, nella nostra cattedrale dedicata a Santa Maria la Nova, che stiamo vedendo tra l'altro in queste particolari immagini, si era presa l'usanza di portare in processione cinque piccoli gruppi, quindi una processione che risale al 1700, una processione che poi venne abolita nel 1801. Successivamente, grazie a Giuseppe Alesso, aiutato dal figlio Michele, ha avuto la brillante idea di ripristinare l'antica processione e così chiese il permesso a Sua Maestà Ferdinando II, re delle Due Sicilie, se poteva ripristinare la processione. L'autorizzazione del re non tardò ad arrivare. Nel 1840 uscì per la prima volta in veste del tutto rinnovata la processione dalla chiesa di San Sebastiano. In quell'anno furono sette le bare in processione. Fu particolare il modo con cui furono costruite in quella prima processione, proprio perché l'autorizzazione del re tardò ad arrivare e quindi non appena arrivò fu davvero poco il tempo per allestire i gruppi, così furono semplicemente chiesti in prestito. In che senso? Furono prese delle altre statue provenienti da varie chiese della città e posizionate su altrettante bare, su altrettanti baiardi, chiesti sempre in prestito ad altri santi della città. E così si fece quella prima ma importante processione delle bare che partì proprio dalla chiesa di San Sebastiano. Da quel momento, proprio perché era difficile badare economicamente a una così grande processione, fu deciso già in quegli anni di affidare ogni bara a un ceto della città. In pochi anni questa processione crebbe, divennero addirittura 14 le bare portate in processione e la sera, proprio la notte del Giovedì Santo, fino a quando nel 1881 una disastrosa catastrofe colpisce la città di Caltanissetta. In quell'anno, infatti, in quel giorno, precisamente l'11 novembre 1881, morirono 66 minatori, tra cui ben 19 bambini. E fu questo un evento cruciale che cambiò la storia della Settimana Santa di Caltanissetta, proprio perché risvegliò nell'animo degli zolfatai rimasti in vita un grande ardore religioso. Vollero anche loro entrare a far parte con un nuovo gruppo alla processione del Giovedì Santo. In quel periodo chiesero una statua appunto in prestito proveniente dalla chiesa della Maddalena che raffigurasse la Veronica. Si accorsero che era pesante e lì decisero: abbiamo necessità di far costruire una bara nuova per ricordare chi è morto in quel disastro in miniera, per ricordare chi non c'è più, per ringraziare il Signore di essere scampati alla catastrofe e per scongiurare altre catastrofi. Ecco che nel vicino paese di Mussomeli stavano proprio in quegli anni Francesco e Vincenzo Biangardi. Furono qui chiamati, si trasferirono a Caltanissetta nel 1886 e da allora, da qui, non si sono mai più spostati. Non solo fisicamente, proprio perché qui dimorano al Cimitero Angeli, ma soprattutto perché sono nei cuori di tutti i nisseni. Tutti sanno che le bare sono state realizzate da loro, tutti li amano, perché davvero ci hanno regalato da quel momento in poi un patrimonio artistico di notevole interesse. A maggior ragione che hanno creato le bare con una sorprendente tecnica, ovvero con testa e piedi in cartapesta, con mani e ossatura del corpo in legno. I panneggi invece sono creati in telolona foderata di stucco. Lo hanno fatto sicuramente per garantire meno peso alle bare, proprio per garantire di portarle in processione più facilmente. E la prima bara ad essere costruita, come dicevo poc'anzi, dai Biangardi fu proprio la Veronica. E da quel momento è cambiata la storia della processione e probabilmente anche della città.
Parliamo dei giochi pirotecnici, c'è un lavoro anche di organizzazione in questo senso? Assolutamente sì, proprio perché attorno alle vare esplodono questi botti, e seppure contrastano un po' con le immagini dolorose del Cristo, proprio perché le immagini vive del dolore provenienti dalle vare stordiscono un attimino con questi botti che invece sanno di festa, ma d'altronde oggi è la festa della città, è la festa della sua storia, e quindi anche il cielo sta festeggiando insieme ai nisseni che riassumono la piazza, riassumono e prendono di nuovo possesso del centro storico, rivivono tutta la magia dei secoli. In modo particolare quelli che in questo momento stiamo vedendo sono quelli che materialmente segnano l'inizio della processione. Non appena infatti parte la cena, poco prima di arrivare alla chiesa di Sant'Agata, esplodono proprio per dire all'intera città: sta partendo la processione. Bene, andiamo con un altro live da Piazza Garibaldi. Ha!
salutami tutti. Ok, ma giovedì santo. Dalla piazza di Caltanissetta, parlavamo poc'anzi di questa manifestazione che per il Nisseno è particolare, ma com'è cambiato l'atteggiamento del cittadino di Caltanissetta verso questa processione? Io ti parlo, insomma, con i miei pochi anni ho sempre visto un atteggiamento sentito, fiero, ma spesso non attento a quello che circonda. E a quello che ci circonda in questa particolare notte del Giovedì Santo. Ma la particolarità sta soprattutto nel fatto che
le cronache del passato, citavo poc'anzi i libri di Michele Alesso, ci descrivono una partecipazione commossa delle persone che stavano in silenzio, che pregavano, che facevano le lamentanze, che probabilmente sentivano ancora di più. Però proprio lì, nel descriverci già le processioni degli anni 40 dell'Ottocento, già nel 1903, lo stesso Michele Alesso però dice: quelli sì che erano bei tempi, beati uomini di allora, sorgete e vedrete in quali condizioni sono ridotti i vostri figli. Questa, proprio cito a memoria, una frase di Michele Alesso, quindi anche lui aveva nostalgia del passato nel suo presente, che è per noi un passato lontanissimo. Però questo ci deve veramente spingere a fare sempre di più per queste vare, perché davvero hanno bisogno di... è una manifestazione che ancora ha bisogno di crescere, ma che ci regala ogni anno sempre tante, tantissime emozioni. Torniamo alla descrizione dei gruppi sacri. Intanto un inciso: c'è un certo scollamento? Sì, ho visto poc'anzi uno scollamento, dici, proprio a livello di compattezza della processione, sì, proprio perché avevo visto poc'anzi. A cosa è dovuto, secondo te, questo? Ma probabilmente perché ogni vara in questo momento sta seguendo sì l'altra, però è importante assolutamente la compattezza. Poc'anzi certamente la banda che seguiva il Sinedrio, che tra l'altro è una delle bande di Caltanissetta, ha cantato davanti al comune, quindi magari le vare che precedevano il corteo sono andate avanti. E torniamo alla necessità di un regista, un tema lanciato poc'anzi da Michele Albano. Assolutamente sì, che curi queste piccole ma grandi cose. Bene, torniamo quindi a vedere queste belle immagini, un'altra banda, e andiamo alla descrizione di questo gruppo sacro che sta per avvicinarsi. Sì, abbiamo appena visto passare la flagellazione, adesso questo che segue subito dopo la banda è il gruppo del Lecce Homo. È un gruppo realizzato nel 1892 dal solo Francesco Biancardi, perché il figlio era morto 2 anni prima. È straordinario nella sua concezione, con tutti questi personaggi dislocati tra il piano superiore, dove è affacciato Gesù materialmente presentato da Ponzio Pilato, al popolo, con le parole Ecce Homo, ecco l'uomo. Se vogliamo proprio indagare nella psicologia di questo personaggio vissuto 2000 anni fa, Pilato certamente in quell'istante era pieno di paura, proprio perché stava mettendo a morte un innocente, quindi era ricorso alla flagellazione proprio per intenerire il popolo, per dare una punizione durissima a Gesù, ma affinché proprio il popolo si accontentasse. Ma il popolo in questo momento non si accontenta, i Biancardi lo hanno saputo rendere benissimo in varie pose, e in particolare vediamo proprio dietro il popolo c'è un uomo che addirittura si morde la mano con ancora la frusta in mano. È interessante infatti andare a cercare nelle vare, oltre che alle tutte le figure angeliche, anche quelli che nei gesti richiamano il male che è sempre in agguato accanto a Gesù. Una particolarità della vara, che oggi appartiene ai commissari ortofrutticoli e un tempo era dei pescivendoli, una particolarità sta proprio nel fatto che Pilato ha un vestito ebreo, quindi non è vestito da romano, ha uno strano turbante, quindi oltre comunque a tutta la valenza storica che sta dietro tutti i personaggi delle vare, e in particolare i Biancardi hanno sempre messo qualcosa di proprio, hanno inserito tanti simboli, tante cose davvero particolari in ogni vara. Questo è proprio il retro dell'Ecce Homo, mentre vediamo già arrivare dietro la banda il gruppo della Condanna, anch'esso realizzato dal solo Francesco Biancardi, perché il figlio, come dicevo poc'anzi, era morto. È il gruppo che raffigura materialmente Pilato che si lava le mani, è il gruppo realizzato appena nel 1902, quindi proprio l'ultimo realizzato da Francesco Biancardi, quindi che rispetto agli altri, quindi è il più giovincello, se così possiamo dire. Raffigura proprio il momento in cui Pilato si lava le mani in una coppa offerta da un paggio, mentre dall'altra parte c'è proprio Gesù che attende in un silenzio quasi offerente la sua condanna. È stata richiesta questa vara
al Biangardi proprio dalla miniera Trabonella. Infatti interessante andare a cercare nelle vare, oltre che gli attuali gestori, chi allora la commissionò. In particolare oggi è dei tipografi, un tempo erano proprio i minatori della miniera Trabonella ad occuparsene, e in questo momento sta partendo proprio dalla piazza la vara, quindi, della condanna, è realizzata, come dicevo, dal solo Francesco Biangardi. E la particolarità di certo è che ci sono due personaggi che ora andremo a vedere: uno che ha appena scritto la sentenza, l'altro in piedi invece che la sta leggendo ad alta voce. E quando invece un altro personaggio, un centurione, proprio accanto a Ponzio Pilato, sotto un ricco baldacchino, indica proprio la via che il condannato deve percorrere. Anche le bande musicali vivono con un certo trasporto, ogni gruppo sacro. Assolutamente, a parte che è un piacere vedere oggi ben 17 bande, proprio perché la Addolorata ne ha due quest'anno, una davanti e una dietro. E ogni componente della banda vive la Settimana Santa davvero in modo esclusivo, proprio perché può esprimere tutto il suo amore per la musica, può esprimere tutto se stesso, tant'è che spesso fanno a gara. Veramente i componenti della banda sono protagonisti indiscussi di questa processione. I gruppi sacri in passato sono stati oggetto di diverse opere di restauro. Assolutamente sì, ma non solo in un recente passato. Infatti ricordo che i primi restauri li abbiamo visti, proprio gli ultimi restauri, perdonatemi, li abbiamo visti proprio dal 2000 in poi, quando proprio si iniziò con la cena, che nel 1998 non andò addirittura in processione proprio per essere accuratamente restaurata. E sono stati restaurati innumerevoli volte nel corso della storia, dallo stesso Capizzi, autore delle altre varicelle, o dagli Emma di San Cataldo, ma ecco che negli ultimi anni si è voluta valorizzare ancora di più questa importante fase, che ci consente di recuperare quello che altrimenti sarebbe andato perduto. Infatti ricordo che le vare non sono di legno, non sono di gesso, non sono di alcun materiale pregiato, non sono altro che delle enormi figure da presepe, proprio perché i Biangardi, essendo napoletani, ci hanno regalato questo straordinario mondo fatto di personaggi di presepe che superano quasi la grandezza umana. E ecco che lavorare con legno, con cartapesta, con gesso misto a colla di coniglio e misto ancora alla telolona, quindi tutto ciò comporta veramente dei materiali che facilmente si deteriorano e quindi hanno assolutamente bisogno di cure. Bene, ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. A tra poco.